Buongiorno a tutti. Volete sapere in che periodo viviamo? Sono stata chiara. Nei video che avete visto nei giorni precedenti, vi ho detto in poche parole che stiamo vivendo, quello che può essere definito il periodo della fine. Si sta realizzando il tredicesimo capitolo dell'Apocalisse. I sistemi politici di questo mondo sono ormai dominati dal malvagio, ovvero viviamo in un mondo che non appartiene più all'uomo. Le imposizioni che si stanno facendo in questi giorni, in cui quegli stessi ideali, pensiamo alla rivoluzione francese, gli stessi ideali che erano stati propugnati nella rivoluzione francese oggi sembrano superati. Anche la legge di Dio è stata calpestata. Perché? Perché il mondo non appartiene più all'uomo. I sistemi politici del mondo sono proprio in mano al malvagio. Basta vedere, diciamo, il tredicesimo capitolo dell'Apocalisse. In poche parole, prima dell'avvento del Dajjal, ovvero il Dajjal nella escatologia musulmana, Anticristo, falso profeta nell'escatologia cristiana, sappiamo che i sistemi politici di questo mondo ne saranno influenzati e quindi eserciteranno il potere in sua vece. Come scrisse San Giovanni, Giovanni Apostolo, e vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia con 10 corna e 7 teste, sulle sue corna 10 diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. Ora, la bestia selvaggia che vidi era simile a un leopardo, ma i suoi piedi erano come quelli di un orso, la sua bocca era come la bocca di un leone, e il dragone diede alla bestia la sua potenza, il suo trono e grande autorità. Quindi i giorni dell'uomo purtroppo su questa terra sono finiti. Quel poco di illusione di libertà che ci danno, in realtà è una specie di concessione, di inganno del maligno, quindi del dragone. Guardate il video che uscirà domani, in cui ne parlerò più dettagliatamente. Fate attenzione.